compagnia del Presidente De Luca per questa apertura della mensa serale qui all'Università degli Studi di Salerno, aumentano i servizi e aumenta anche la collaborazione con la Regione. Mancavo da qualche tempo, devo dire che sinceramente è una grande emozione per me. Questa è l'Università di Salerno, trovo una grande istituzione. Devo dire che invidio il Rettore per questa sua responsabilità e per l'onore che ha. Credo che sia uno dei lavori più belli che si possano fare. Veramente c'è da essere orgogliosi di questa nostra università, è qualcosa di incredibile. Crescono anche i servizi, cresce la possibilità per i ragazzi e le ragazze di studiare in serenità e cresce la possibilità per noi di formare una nuova classe dirigente. La Regione è impegnata a fare uno sforzo importante per garantire il diritto allo studio in primo luogo. Sapete che abbiamo deciso di coprire al 100% le borse di studio nella nostra regione. Avremo altri investimenti importanti per le residenze universitarie, investiremo 50 milioni di euro per le residenze sui fondi PAC e poi abbiamo concordato con il Rettore di mettere in campo una serie di infrastrutture che agevolino i collegamenti con il capoluogo, con altri territori. Quindi lavoreremo per fare arrivare la linea ferroviaria qui nell'università e per prolungare la metropolitana di Salerno fino all'università. Credo che saranno davvero cose di straordinario valore. Infine ho dato un'occhiata alle residenze. L'unico lato negativo è che non hanno riservato un piccolo piede a terra per il Presidente della Regione, ma insomma, mi auguro che ci pensino prossimamente. Stanze bellissime, bellissime, attrezzate, collegamenti internet, ma veramente c'è da essere orgogliosi. Poi giudizio finale sulla mensa lo diamo dopo cena, via. Presidente, il modello Salerno sarà esportato a livello regionale con la suddivisione, la nuova divisione delle ADISU, Salerno sarà capofila di Benevento e Caserta. Sapete che stiamo facendo un lavoro di razionalizzazione e di semplificazione. Questo lavoro serve ad evitare dispersioni di risorse, ad evitare accavallamenti di funzione, ma serve anche a valorizzare il merito. La ADISU di Salerno è un modello e non può non essere capofila nella Regione Campania. E dunque nello schema che abbiamo elaborato noi, Napoli, Caserta, il resto della regione intorno all'Università di Salerno mi pare che possa essere un modello razionale ed efficiente. Se porteremo questi livelli di razionalità, di organizzazione sul resto della regione. La sfida parte anche dalla ricerca universitaria attraverso start-up e trasferimento tecnologico? Sicuramente sì, qui potrà essere più preciso di me sicuramente il Rettore, ma voi sapete che in questa università abbiamo sicuramente dei punti di eccellenza o comunque di grande valore nazionale. Dal comparto economico a quello scientifico abbiamo una bella, splendida tradizione di ingegneria, di informatica. Vi devo dire che abbiamo richieste di investimenti da parte di alcune aziende che lavorano nel campo della sicurezza e che hanno messo a punto dei robot che servono a garantire condizioni di sicurezza anche in situazioni estreme, che guardano al territorio salernitano proprio per le risorse umane della nostra università nel campo dell'informatica. E dunque credo che siamo collocati a un buon livello anche sul piano nazionale. Poi, come vi dirà meglio di me il Rettore, dobbiamo comunque combattere per il riparto nazionale delle risorse, perché nel campo dell'università, come quello della sanità, abbiamo dei criteri che sono molto particolari. In buona sostanza tendono sempre a un unico obiettivo, penalizzare le realtà meridionali. E qui bisogna combattere facendo valere i punti di eccellenza che abbiamo nel sud. L'Università di Salerno, questo campus universitario, è qualcosa che fa onore all'Italia, sinceramente, non solo alla Campania. Sì, l'Università di Salerno deve avere come obbligo quello di impegnarsi innanzitutto nella ricerca, e l'ha dimostrato risultando per 2 anni il miglior ateneo del centro-sud. Deve impegnarsi su una didattica sempre più adeguata ai tempi moderni e lo sta facendo, una razionalizzazione della propria offerta, lo farà meglio quest'anno quando avremo ai nastri di partenza il prossimo anno accademico anche Agraria, che è ovviamente una facoltà di attrazione per il nostro territorio. E lo deve fare ancora offrendo servizi sempre più qualitativi ai nostri studenti.
I nostri studenti sono il punto su quale la nostra università deve fondare tutta la propria azione. L'abbiamo fatto premiando il merito. Siamo il primo Ateneo, l'unico Ateneo che in caso di esami in regola rimborsa le tasse agli studenti. Lo ha fatto rendendo funzionale questo campus. Stiamo facendo lavori di manutenzione per circa 30 milioni di euro per renderlo più bello, più moderno, più efficiente, più funzionale, più sicuro. Lo abbiamo fatto e lo realizzeremo rendendo un campus sostenibile. Oggi siamo al 30% di bolletta energetica di autosostenibilità, ma arriveremo con gli investimenti che faremo quest'anno al 100%. L'abbiamo fatto realizzando un asse viario d'ingresso da Salerno completamente nuovo, l'abbiamo fatto realizzando un terminal bus, stiamo per realizzare un terminal bus nuovo. Insomma, tutta una serie di azioni per rendere il nostro campus più attrattivo, investimenti ancora sulle infrastrutture. Quello che non deve essere mai perso di vista è il diritto allo studio. Occasioni come queste servono a rimarcare proprio questo. Noi abbiamo fatto la nostra parte come università, l'abbiamo fatto con la mensa, l'abbiamo fatto con le residenze, e che se teniamo presente che noi abbiamo circa 1000 residenze nel nostro campus, avremo quelle ultime che stiamo realizzando, a fronte di un'offerta regionale di 1200 posti letto. E allora dobbiamo farlo con le borse di studio. Ecco, questo è l'impegno, occasioni come questa, la presenza del governatore De Luca che su questa iniziativa si è speso, serviranno per rimarcare proprio questo. Noi non chiediamo soldi per l'università, l'università i soldi, l'università di Salerno deve procurarsi attraverso la propria azione a livello nazionale, ma soldi, le borse di studio per i nostri studenti ed il trasporto che rappresentano per noi una priorità assoluta. Allora, il presidente De Luca è stato chiaro, la DISU di Salerno sarà riferimento dell'intera Campania, ecco un atto importante del presidente De Luca anche alla luce di questa apertura della mensa serale qui all'Università degli Studi di Salerno. Sì, è una grande dichiarazione, un attestato di grande stima per tutto il lavoro che la DISU Salerno sta facendo, ma io devo ringraziare, non è solo merito mio, è merito di una squadra che mi segue e che crede in quello che la DISU rappresenta. Lo spirito di abnegazione, la dedizione hanno fatto sì che si arrivasse a questi livelli. E che il nostro governatore, che il presidente De Luca abbia visto in modo tangibile quello che rappresenta questa realtà, per noi è solo motivo di orgoglio e di vanto.